di pulisci il naso. No, sarebbe tipo di erbicida. No. Rosmarino, no, neanche, c'è rosmarino. Diamo, che consigli su cosa ficcarti in bocca? Ma, ho altri gusti. Che cazzo fai? Ho visto una foto. C'era che cazzo è che girava, tipo faceva... diceva, sorridi. Come sarà poi alla fine? Che tatuaggio? Come quale, quello c'è sul braccio? Questo è finito. Ah, è finito? Mm. E cosa mi rappresenta? Un fiore. È un fiore di loto giapponese. Già, perché quelli, i fiori di loto veri sono che già un metro e mezzo, sono una droga e funzionano di carne marcia. No, ma sai che l'ho riconosciuto anche oggi, perché troppo. Cosa? Ah, lì alla discoteca. Chi? Dei ragazzini che facevano la festa prima che finiva l'una. Mm. Ah, ma sei che insieme? A distanza di tempo. Ma porca troia, a distanza di tempo. Veramente ho rovinato. Allora smetti di registrare. No, sembra dallo psicologo, sai quando sei sdraiato che devi raccontare. Esatto. Raccontaci la tua vita, Kenzo. Ma la mia vita è... Ma la smetti? Cosa facevi prima di darti a rovinare le generazioni? Ah, vero? Cosa facevi prima? Importava la moda italiana nel mondo. Esportava. Secondo me l'ha fatto anche in America prima di venire in Italia. Secondo me l'ha fatto in tutti gli stati del paese. Poi l'ha finito tutto proprio qua, nel posto schifoso del pianeta. Dai, fagli parlare, che ne so. Se no non faccio più dichiarazioni. Aspetta, no. Fai il video che gli tolgo questo pelasso qua che viene fuori. Era proprio era quasi in mezzo alla fronte a momenti. Era qua. Cioè, non è normale. Vabbè, te l'ho tolto. Tradisci per il partito. Ma lui è di Milano. Anzi, io ho detto.